questa puntata. Personale, organi politici, adeguato il profilo professionale. Al Salone del Libro, la proposta di legge, leggere liberi. Europa, Commissione, incontra studenti di Montevarchi. Torna il Murlo Live Fest. Personale, organi politici, adeguato il profilo professionale. Con voto unanime il Consiglio regionale ha deciso di abrogare la legge 2 del 23, consentendo così di superare una questione che aveva animato non poco il dibattito politico e soprattutto una questione che coinvolgeva il personale della Regione Toscana. Con la legge che il Consiglio regionale ha approvato, anche a seguito del decreto legge 44 del 23 di pochi giorni fa, si è arrivati quindi a stabilire che il trattamento economico accessorio del personale, degli staff, degli organi politici, del Consiglio regionale e della Giunta possa gravare direttamente sul bilancio regionale e non più sul fondo del salario accessorio del personale della Regione Toscana. Questo ovviamente è un principio che opererà per il futuro, mentre per il passato, in particolar modo per l'anno 2022, si è stabilito di poter procedere, grazie a questa legge, ad un incremento del fondo del salario accessorio pari alle risorse necessarie per coprire il trattamento economico accessorio del personale degli staff politici. Si tratta quindi di un atto importante che permette di superare quanto era stato stabilito dalla sezione regionale della Corte dei Conti, che aveva sospeso il giudizio di parifica lo scorso anno relativamente al rendiconto del 2021. Lo si era già superato con la legge regionale 2 del 23, che tuttavia aveva generato non poca discussione tra il personale della Regione. Oggi, abrogando quella legge, si mettono da parte anche tutte le questioni e le controversie che hanno caratterizzato il trattamento economico del personale, degli staff e degli organi politici. Un passo in avanti importante che permette però alla Regione Toscana di allinearsi anche alle richieste che sono state avanzate dalla Corte dei Conti. Sì, sicuramente l'approvazione di questa legge, che di fatto va a sanare una situazione che era derivata da delle censure puntuali che aveva, diciamo, rilevato nei confronti di Regione Toscana la Corte dei Conti. Va a sanare che cosa? Quella che era di fatto una disparità di trattamento che vedeva contrapposte da un lato il personale di Regione Toscana, dall'altro lo staff dei gruppi politici. Una questione che ha naturalmente una caratterizzazione decennale e che è stata risolta solamente, diciamo, qualche settimana fa da parte del Governo. Tutto questo aveva generato un contenzioso che naturalmente aveva coinvolto Regione Toscana, che nelle more di questa sanatoria, perché se così diciamo vogliamo definirla, aveva appunto determinato una forte contrapposizione, naturalmente anche con una forte contestazione da parte del mondo sindacale. C'è da dire una cosa, questa legge nasce sostanzialmente come una marcia indietro che si fa tenuto conto della normativa sopravvenuta a livello nazionale. Ciò non toglie che il metodo con il quale siamo arrivati a fare il precedente testo di legge, a licenziare il precedente testo di legge a gennaio, è stato un metodo che ha visto poca concertazione, soprattutto nel confronto con il personale, sia delle strutture sia dei gruppi politici. Ecco, io credo che per non dare l'idea che si arrivi a fare delle norme che poi in un certo senso mettono delle toppe rispetto a situazioni che andavano forse gestite con una maggiore cautela, ecco, io credo che questo deve insegnare soprattutto a chi ha responsabilità di governo che talvolta il metodo può naturalmente fare la differenza. Ecco, questo io credo che sia una censura che mi sento di fare. La situazione l'abbiamo risolta, ma non cambia il modo in cui è stata gestita. Ma una decisione unanime che tiene fede a un impegno, quello di tutto il Consiglio regionale della Toscana, di risolvere una questione relativa al personale, non soltanto quello a tempo determinato delle strutture politiche, ma dà una risposta nel contempo a tutto il personale della Regione Toscana che costantemente e quotidianamente lavora in tutte le strutture
della Regione, mettendo in sicurezza delle risorse per i fondi accessori, delle stanze portate avanti dalle organizzazioni sindacali, le quali noi abbiamo speso fin dall'inizio il nostro impegno politico come Italia Viva e come gruppo di maggioranza per fare in modo che tutto il personale della Regione Toscana abbia il livello di retribuzione che le compete rispetto alle aspettative che giustamente un dipendente aveva acquisito nel corso del tempo, e nel contempo abbiamo dotato le strutture della politica di una dotazione, così come è prevista da una legge nazionale, in linea perfetta, in condivisione fra tutte le forze politiche, come quello che è corretto che sia. Il testo di legge che il Parlamento toscano ha approvato all'unanimità e che prevede di introdurre un tempo di 15-20 minuti di lettura libera, individuale, silenziosa, è stato presentato al Salone del Libro di Torino. Investire in cultura vuol dire investire in libertà, investire in lettura vuol dire investire in libertà. Per questo abbiamo voluto fortemente una proposta di legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale per chiedere al Parlamento di investire sulla promozione della lettura, fare in modo che le ragazze e i ragazzi nelle scuole primarie e secondarie possano avere uno spazio, un momento libero per poter scegliere cosa leggere, non solo i testi che gli vengono offerti per formarsi, ma anche testi liberi, perché la lettura è il modo migliore per essere donne e uomini liberi. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una legge per introdurre uno spazio di libertà, di lettura libera nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione per bambini e bambine, ragazzi e ragazze di tutta Italia. L'abbiamo mandata al Parlamento perché approvi una legge nazionale e introdurre questa buona pratica in tutte le scuole. È un momento per recuperare la lettura allo spazio della passione, dell'intrattenimento e non collegata sempre all'adempimento dell'obbligo scolastico e al compito dello studio. Crediamo che così tanti italiani potranno riscoprire il piacere della lettura anche da adulti e così non soltanto disporre di uno strumento davvero di alleggerimento del peso della vita quotidiana, di svago, riscoprire una passione che per molti rimane sepolta invece col ricordo scolastico. In molte scuole si fa già, in molte parti del paese esistono progetti come per esempio il Festival Letteratura di Mantova che favoriscono la lettura libera e silenziosa nelle scuole. Noi crediamo che così, con almeno 15 minuti di lettura silenziosa e libera ogni giorno nelle scuole, si possa davvero costruire una piccola abitudine rivoluzionaria. L'Europa come grande opportunità è il messaggio forte arrivato alla fine dell'incontro che si è tenuto all'auditorium del Consiglio regionale tra 84 studenti delle terze classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi nella provincia di Arezzo, vincitori di un progetto nell'ambito del bando Erasmus+ e la Commissione Europa. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto, e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. È importante questa mattina, ma soprattutto è importante il lavoro che stanno svolgendo i nostri giovani all'interno del percorso di studi che si compie appunto nell'Istituto di Montevarchi. È importante che i ragazzi si avvicinino alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della Regione Toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene, in questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede, quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione, quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani, il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi sarà per noi fondamentale, ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo.
Molto importante questo incontro tra i giovani della scuola di Montevarchi e la Commissione Europa. Questa è la generazione dell'Erasmus, la generazione di ragazzi che hanno bisogno di dimensioni ampie, quindi sentirsi europei, ricercare un rapporto per capire quali sono le opportunità che l'Europa offre, ma anche come si può essere dei giovani cittadini europei del futuro, credo che sia molto importante, sia molto in linea con il lavoro che sta facendo la Commissione Europa, che abbiamo fortemente voluto nell'ambito di questa legislatura. In bocca al lupo a questi giovani europei, l'Europa è sicuramente un'opportunità, è la nostra dimensione alla quale dobbiamo guardare con speranza e con fiducia, ovviamente rafforzando e coltivando quello che è uno spirito certo di italiani, ma nell'ambito dell'Europa. Il progetto si articola su 3 anni, quindi viene proposto nell'ultimo triennio della scuola. Si articola in 3 fasi. La prima fase, i ragazzi si sono focalizzati su che cosa in pratica l'Europa propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. E l'ultimo anno, quando i ragazzi ormai insomma, sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa. Consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti, ma ci sono anche doveri. Torna il Festival di Murlo dal 1 al 3 giugno. È stata presentata l'edizione 2023 della manifestazione della cittadina senese. Nato nel 2014 per volontà dell'associazione sportiva dilettantistica Vescovado, nel giro di pochi anni è diventato una 3 giorni di valenza provinciale grazie agli eventi realizzati, con appuntamenti gastronomici e musicali. Un festival ormai di grande tradizione, si può dire, all'ottava edizione dal 96 mi sembra che si tenga, ed è un festival che racchiude, raccoglie, tiene insieme una grande tradizione, un luogo, un paese che ha musei, che conserva la tradizione anche storica della Toscana, con il linguaggio della musica più giovane, con un DJ set, musica rock, musica contemporanea. Credo che sia un bellissimo modo per onorare le nostre tradizioni, le nostre origini, ma anche guardare al futuro, innovare e parlare la lingua di oggi, a cui la cultura è tanto attenta. Noi troppo spesso dimentichiamo che tutta la nostra storia è stata contemporanea in un certo momento, e quindi non ha senso rifiutarsi di riconoscere quello che succede oggi nei nostri contesti territoriali o ritenerlo, diciamo, di tono minore rispetto all'espressione storica, che è tale semplicemente perché è passato molto tempo e si è depositata nel nostro immaginario con un valore e un posto ben preciso. Ma appunto, come ci ricordano i grandi, tutta la cultura è stata contemporanea, tutta l'arte è stata contemporanea, ed è bene con questo sguardo salutare e davvero dire grazie ai tanti che investono passione, energie, spesso con poco riconoscimento, nel mantenere viva l'espressione culturale in tutti i territori della Toscana diffusa, come a noi piace dire in questa legislatura. Lo schema che ci siamo dati, diciamo, è quello che prevede un fine settimana, in realtà partendo appunto dal giovedì sera, agli impianti sportivi di Vescovado. La location è sempre quella, una festa paesana indirizzata essenzialmente ai più giovani, ma in realtà poi partecipata da tutte le generazioni e dalle famiglie. Musica dal vivo, buon cibo nel segno della tradizione dei prodotti nostrali, locali, e soprattutto un gruppo coeso di ragazzi che ha realizzato la sua festa dopo anni di ricerca attenta e grazie alla collaborazione poi delle altre associazioni paesane, al supporto dell'amministrazione comunale e di altri soggetti e attività che ogni anno ci sostengono, ci sponsorizzano e quant'altro.